Lo stacco. In vantaggio 8 di Piaggia all'esterno e veloce onda anomala club. Contatto Omic dell'est. Il passaggio ai primi 200 metri in 14 e mezzo. Prima curva con 8 di Piaggia al comando, onda anomala all'esterno lungo lo steccato Ogbo Moscio, filtrato bene dalla seconda fila. Primo passaggio di fronte alle tribune, i tre di testa seguiti a intervallo da Juan Baldini che ha all'esterno Olson Lady, poi OK Spin, Oriano Lux al largo, onda gigante, Orea de Omic dell'Est, lontano Oversides. 44,5 per i primi 600 metri, non è mancato il ritmo in questa prima parte di gara, gli 800 vanno via in 59,5, 8 al comando, al largo in pressing onda anomala club lungo lo steccato Ogbo Moscio, poi Juan Baldini, Olson Lady, Oriano Lux che avanza all'esterno, il chilometro in 1,15 appena abbondante, onda anomala insiste su 8 di Piaggia che non molla, Ogbo Moscio appostato dietro i primi due, si avvicina Oriano Lux, di dentro Juan Baldini, siamo a 400 metri dal termine con 8 di Piaggia che ha sempre... è sempre in vantaggio, onda anomala all'esterno, sbaglia Ogbo Moscio, lungo lo steccato guadagna Juan Baldini con allargo onda gigante, ingresso della retta di arrivo, mentre ha sbagliato Ancoriano Lux, in vantaggio 8 di Piaggia, onda anomala che attacca, interviene a centro pista, onda gigante, 8 al comando, onda gigante che chiude forte, si avvicina anche Oreade, onda gigante attaccata di dentro da Oreade sul palo, onda gigante, Oreade. Poi 8 di Piaggia, Juan Baldini, onda anomala, club. 2,5 sul mio cronometro, 16,7, 16,8 la media al chilometro. Il successo per onda gigante Stefano Palladini, ovviamente sul rettilineo aspettiamo Stefano Palladini per la premiazione. Il training del team Fioretti, i colori della scuderia team Fioretti, tra poco appunto sul rettilineo Stefano Palladini e onda gigante per ricevere il premio offerto dalla azienda agricola Valle Azzurra. La quota al totalizzatore per onda gigante è di 27,47.